Come si presenta l'ambiente di lavoro col quale voi vi troverete a confrontare? In futuro io spero che riusciremo a mettere parte dell'ambiente di lavoro all'interno di Jupyter e quindi di diminuire, per chi ha una minima conoscenza di Jupyter, l'impatto, diciamo, no? Però in questo momento voi vi dovrete usare più strumenti per utilizzarlo. A parte questo, poi voi userete dei programmi. Questi programmi vi diremo da dove scaricarli, in particolare da un repositorio che si chiama GitHub e in particolare da un repositorio di GitHub che si chiama GeoFrame Components, perché tutte queste cose che sviluppiamo qui a Trento si chiamano GeoFrame. E voi scaricherete queste componenti, scaricherete questo insieme di sistemi e di solito fornite un file zip, quindi zippate, le scaricate, le scompattate. Quando le avete, ad esempio l'esempio X00 che vi ho detto di scaricare oggi, è fatto così. Quando lo scompattate compaiono una serie di directory. Per esempio, diciamo, la configurazione minima delle directory che compaiono sotto, ce ne sono anche delle altre, è questa. Voi avete tutto questo insieme di directory, poi avete una sottodirectory che si chiama simulations o qualche volta si chiama anche sim. Lì dentro ci sono dei file particolari che sono quei file che guidano la simulazione. Noi useremo in particolare un solo tipo di file che si chiama appunto sim come simulazione, ma come vedete lì ci sono almeno altri due sistemi di simulazione. Uno si chiama .luca, Luca sta per Let's Us Calibrate, ed è un sistema di calibrazione, cioè quando fate, appunto, quando serve questi modelli per farli funzionare davvero, bisogna assegnare i valori dei parametri su dei dati misurati, allora bisogna usare questi calibratori, e quindi è un tipo diverso di simulazione. Exp invece sono quando si fa, sì, è un sistema per fare simulazioni con dei set di parametri, comunque a Monte Carlo, tante simulazioni diverse, di cui noi poi vogliamo sapere il risultato medio. Ci sono i dati. Data contiene i dati di input. Per esempio, qua ho messo dei file CSV, ma in realtà è la componente che voi usate che comanda la struttura dei dati. Dati CSV già sapete che cosa sono, comma separate value, ne abbiamo già visto durante il corso, ma voi per esempio già dalla settimana prossima userete un altro formato che si chiama NetCDF, perché in alcuni casi stoccare i dati in un file CSV non è particolarmente conveniente. Allora, per esempio, per integrare Richards noi usiamo in entrata e in uscita un formato che si chiama NetCDF. Questo formato permette di comprimere anche le dimensioni del file, questo non guasta mai, ma anche di accedere in modo ordinato e non sequenziale il file. Comunque li affronteremo quando li vedremo. Output contiene i risultati. E dist contiene in realtà le librerie. Dist sarebbe per distribution, contiene le librerie, cioè diciamo in OMS ci sono delle librerie intanto di base che fanno funzionare tutto il sistema. Poi ci sono anche delle librerie particolari che di solito sono dei file .jar, che sono dei file compressi che contengono le classi di Java, per esempio, dei file .dll, se voi state lavorando con Windows per alcune applicazioni, o addirittura dei file .exe. E questi contengono i programmi che voi usate, quindi per esempio qualcuno poi vi dirà prendi il jar file e lo metti nella cartella opportuna e poi lanci i comandi. Dovete mettere in questa cartella dist.
Quindi questa è la struttura di base. In realtà tutte queste, conoscendo bene OMS, tutte queste questa distribuzione, questi nomi, queste cose si possono configurare diversamente. Però questa, diciamo, è la configurazione standard che noi usiamo. In più rispetto a questa, ok, adesso io ho spiegato tutto nelle slide successive, ma in realtà vi ho spiegato tutto su questa slide. In più rispetto a queste, nelle nostre cartelle che voi scaricherete, c'è un file, c'è una directory che si chiama doc oppure notebook, in cui sono contenuti una serie di notebook di Jupyter e che vi guidano sull'utilizzo di quella, sono in pratica il manuale dell'utilizzo del programma. Sì, delle simulazioni ho già parlato. Ci possono essere, non è che devono esserci una sola simulazione, nel file simulations ce ne possono essere tanti file, quindi diverse simulazioni che vengono lette, più di una. I file CSV nell'input e nelle output ne abbiamo già parlati, non sono l'unico tipo di file che viene letto e di solito è la componente che si interroga, cioè che sa quali sono il suo tipo di file che richiede. Anche se vorremmo andare verso una direzione in cui le componenti sono agnostiche rispetto alla forma dei file di input e di output, ci sono delle componenti che si occupano del formato di input e di output. In realtà nei file di output, ecco una cosa che non vi ho detto, è che all'interno dei file di simulazione che noi andiamo a costruire si possono cambiare le strategie di output, perché per esempio io posso avere degli output che hanno un nome e poi per esempio la data di uscita, quindi man mano che io produco anche o rieseguo anche lo stesso programma però più volte, questo viene numerato per esempio con una data successiva con i minuti, oppure può essere numerato successivamente, oppure si possono creare delle directory con gli output diversi. Questo poi magari impareremo come si fa. E sulla distribuzione ho già detto. Altre directory che sono normalmente presenti sono i directory builds, source e docs. I docs, vi ho già detto, contengono la documentazione di qualche tipo. E noi adesso praticamente mettiamo sempre Jupyter Notebooks. SRC sta per source code. Ci può essere il codice sorgente della componente. Non è detto che la componente vi sia fornita come codice già compilato, cioè con un jar file, ma potrebbe essere anche in source code. L'esempio 001 che vediamo dopo, c'è il source code. A quel punto, se c'è la directory source, quando voi mandate l'esecuzione viene compilato il source code che sta in source, cioè quindi di solito il programma va prima a vedere nelle librerie, se ci sono le librerie, poi va a vedere in builds se c'è la parte costruita, oppure va a vedere in source se è source code e dopo vi dà un errore di se non c'è niente. Se c'è la source code, il compilato viene poi messo in builds. Ecco, una cosa che bisogna ricordarsi è che nella directory di base dei vostri sistemi di esecuzione c'è un file che si chiama ms3.conf. Talvolta questo file ha un puntino davanti, cioè quindi è punto ms3.conf. Il risultato è che
voi non lo vedete quando andate, cioè dovete attivare delle particolari configurazioni delle vostre finestre per poter vedere il file, cioè quindi se ci mette un punto davanti o un file nascosto. Questo file ha alcune indicazioni, per esempio qua che cos'è? È la configurazione dell'esempio, no? Questo è Carson, che è quello che ha scritto il manuale, che è un ricercatore degli Stati Uniti, ormai qua sulle settantine. E questo lui per fare delle simulazioni e configura un po' i file. Un elemento abbastanza importante è questo qua, che magari vi potrebbe capitare anche di modificare, cioè che dà alcune opzioni alla Java Virtual Machine, si chiama, cioè la macchina che poi esegue di fatto i vostri comandi. Questo per esempio è 256 mega di RAM, che adesso è poco perché questo file qua ha una decina d'anni, diciamo. Ecco. Quindi queste le configurazioni, le configurazioni iniziali che poi noi vedremo anche in pratica. Domande? Sonno? Fame?